sindaco, allora questi giorni le scogliere e gli ombrelloni sono caldi, però mischiare insomma, le piste ciclabili con la lotta all'erosione sono due robe un po' diverse. Beh, io penso che per quello che riguarda l'erosione e la difesa della costa abbiamo fatto tantissimo senza precedenti. Gran lavoro fatto a Sassonia, annunciati così, ma perché conseguito attraverso un grande lavoro che ha fatto anche la regione, i nostri consiglieri regionali, altri 4 milioni per Fano Sud, proprio perché c'era questa esigenza, insomma. In 3-4 anni 8 milioni di investimenti per nuove scogliere. Io penso che nella città di Fano non si siano mai visti tanti investimenti per opere di questo tipo. Per cui penso, dopo è chiaro, la situazione richiede tante esigenze, poi quando ci sono mareggiate come queste, dei problemi vengono creati, le cose non si risolvono tutte in una giornata, c'è un percorso, ma noi veramente sotto questo aspetto abbiamo dato risposte non importanti, molto di più. La pista ciclabile sono due cose completamente diverse. Sì, io ho visto dei post, poi con i social si scrive di tutto, di più. Mi hanno un po' amareggiato perché specialmente in quella zona noi abbiamo dato tante risposte. Ricordo Rio Crinaccio, le situazioni che c'erano in passato, quindi grossi interventi fatti per metterlo in sicurezza. L'intervento per il sottopasso, e lì abbiamo già avuto il finanziamento, siamo arrivati primi, lo ripeto, primi, sul progetto pista ciclabile, un finanziamento di 1,5 milioni, che dividiamo anche con Mondolfo, dove integreremo anche con risorse dell'amministrazione comunale per fare il primo tratto, che sia un intervento che va a valorizzare la zona. Quando si vanno a miscelare queste cose non si fa un buon servizio, e poi ripeto, cioè, specialmente in quella zona c'è veramente stata un'attenzione forte con investimenti importanti. Poi è chiaro, c'è anche il tema di rimpinguare quelle scogliere, ma sono remoti da tantissimi anni, quindi noi cerchiamo di dare risposte anche a questo. Però ecco, dispiace quando si vedono queste cose e non si riconoscono gli impegni, gli sforzi fatti. Anche perché i soldi delle piste ciclabili non si possono mettere nelle scogliere. No, ma poi se non la vogliono la faremo da un'altra parte, che devo dire.